Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Sebastiano Marinaccio e sono a capo di questa splendida idea. Io non la chiamo più organizzazione, azienda, società o tutte quelle cose un po' burocratiche. Questa è una splendida idea che è nata 20 anni fa e siamo orgogliosi perché in 20 anni abbiamo contribuito a creare vera circular economy, quella che oggi viene tanto definita come green economy da tutti. Un mese fa noi abbiamo vinto il primo premio ambiente indetto dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile dell'ex ministro dell'Ambiente Edo Ronchi ed Ecomondo. Una cosa che ci gratifica moltissimo perché segue al primo premio ambiente che abbiamo vinto nel 2013, che ci è stato consegnato a Montecitorio, indetto da Legambiente, Ministero dell'Ambiente e Federambiente, perché la nostra attività è stata censita e a questo punto direi anche certificata come virtuosa. Un'attività virtuosa che porta benefici economici, ma non solo, ma soprattutto ambientali. Noi quando facciamo una transazione di un oggetto usato all'interno dei nostri punti vendita, spesso ci dimentichiamo che dietro c'è un'attività di impatto ambientale molto forte. Noi siamo presenti in Lombardia praticamente da 19 anni. I dati che vi do adesso sono cristallizzati al 30 novembre del 2015, quindi a qualche giorno fa, sui dati certificati di ottobre, quindi nei primi 10 mesi di quest'anno. Allora, abbiamo captato e quindi messo in circolo economico positivo 6.663.750 oggetti. 6 milioni di oggetti, qualcuno ha idea di quanto siano in termini di volumetria? Tanti, veramente tanti. Vi do dei dati, giusto così per essere ancora più precisi. Sono 1.373.312 metri cubi. Sono, per essere ancora più precisi, 17.166 camion TIR da 16 metri, pari a 153 palazzi da 15 piani, pari a 70.295 tonnellate di CO2 equivalente. Immaginatevi 153 grattacieli di 15 piani da qui in avanti di oggetti usati che abbiamo captato, rigenerato, rimesso in circolo economico positivo, che genera fiscalità sia per il governo centrale che per il governo locale,